La festa di Pentecoste ci ricorda che non siamo più orfani, ma figli, e celebra il culmine della missione di Gesù, che con il dono dello Spirito Santo riallaccia la nostra relazione con il Padre, rovinata dal peccato. Papa Francesco lo ha sottolineato con forza nella messa celebrata nella Basilica di San Pietro, incentrando l'omelia sulle parole di Gesù riportate dal Vangelo di Giovanni: «Non vi lascerò orfani». Tutta l'opera della salvezza, ha spiegato il Pontefice, è rigenerazione nella quale la paternità di Dio ci libera dall'orfanezza nella quale siamo caduti. E i segni di questa condizione si vedono anche nel nostro tempo. Quella solitudine interiore che sentiamo anche in mezzo alla folla e che a volte può diventare tristezza esistenziale. Quella presunta autonomia da Dio che si accompagna ad una certa nostalgia della sua vicinanza, quel diffuso analfabetismo spirituale per cui ci ritroviamo incapaci di pregare, quella difficoltà a sentire vera e reale la vita eterna come pienezza di comunione che germoglia e che sboccia oltre la morte, quella fatica a riconoscere l'altro come fratello in quanto figlio dello stesso padre e altri segni simili. La nostra condizione di figli, che è la nostra vocazione originaria, si oppone a tutto questo, ha proseguito il Papa, e lo Spirito ci fa entrare in una nuova dinamica di fraternità. Mediante il fratello universale che è Gesù, possiamo relazionarci agli altri in modo nuovo, non più come orfani, ma come figli dello stesso Padre buono e misericordioso. E questo cambia tutto. Possiamo guardarci come fratelli e le nostre differenze non fanno che moltiplicare la gioia e la meraviglia di appartenere a quest'unica paternità e fraternità. Prima del Regina Coeli, recitato dalla finestra del suo studio affacciata su Piazza San Pietro, Francesco ha ribadito che lo Spirito Santo ci insegna l'unica cosa indispensabile: amare come ama Dio. E l'amore per una persona e anche per il Signore si dimostra non con le parole, ma con i fatti. Lo Spirito Santo innesta questo insegnamento dentro al nostro cuore, ci aiuta a interiorizzarlo, facendo diventare parte di noi carne della nostra carne. Al tempo stesso prepara il nostro cuore perché sia capace davvero di ricevere le parole e gli esempi del Signore. Tutte le volte che la parola di Gesù viene accolta con gioia nel nostro cuore, questo è opera dello Spirito Santo.